Lo score degli scontri diretti nel dopoguerra fra Genoa e Milan al Ferraris è di 7 vittorie rosso-blu, 11 pareggi e 9 successi rossoneri, il più recente dei quali segnò lo storico ritorno in Serie A del Genoa dopo 12 interminabili anni. Il 26 agosto 2007 il rosso-blu di Gasperini, in campo col tridente d'attacco di Vaio, Gasparetto, Papavaigo, persero però senza alibi contro i rossoneri, 3-0 firmato nel primo tempo da Ambrosini, Kakà e ancora Kakà su calcio di rigore molto dubbio. Un esordio stagionale al Ferraris di tutt'altro stampo, quello del 14 settembre 2008. Contro il Milan dall'attacco atomico, Ancelotti alterna Kakà, Shevchenko, Ronaldinho, Boriello e Pato a segnare due gol è il Genoa. Nel primo tempo sponda di Diego Milito alla sua prima presenza con i rossoblù in Serie A e Beppe Sculli non perdona trafiggendo Abbiati. Poco prima del 90esimo ancora Milito scappa a Maldini che lo stende in area. Dal dischetto il principe non sbaglia per il 2-0 finale. Il penultimo successo del Grifone risale al 15 aprile 1984, ancora 2-0 fra Genoa e Milan, reti di Claudio Onofri e di Massimo Briaschi su rigore. Nei successivi 23 anni tutti i confronti terminati in parità. I più spettacolari, quello del 27 gennaio 1991, Bagnoli e Sacchi in panchina, ancora 1-1, sancito dalle marcature di Daniele Massaro, abile a sfruttare un'ingenuità difensiva, e del solito Pato Aguilera, questa volta su calcio di rigore. Dopo un triplo 0-0 fra il 91 e il 94, la sfida del 29 gennaio 95 fu invece segnata dalla tragedia spagnola, con l'assassinio del tifoso genuano e la partita sospesa e rinviata. Il recupero si disputò il successivo 15 febbraio. Per il Genoa di Marchioro, ottima partita e un Thomas Scuravi formato super. Per il cieco, grande prestazione, un gol in girata annullato per fallo di mano e una rete valida su calcio di rigore concesso per atterramento di Van Schip da parte di Sebastiano Rossi. A rovinare tutto ci pensò il solito Cristian Panucci, che alla sua ex squadra non fa mai sconti. Molto bella la sua rete direttamente su calcio di punizione, che sorprese Micillo e valse il pareggio al Milan di Fabio Capello. Non resterà negli annali come sfida di campionato, ma un Genoa-Milan dalle grandi emozioni e che merita un ricordo fu infine quello del 12 agosto 1986. Nel vecchio Ferraris era in palio la Columbus Cup. Il Genoa di Perotti, Policano, Cervone e Sergio Domini, squadra di Serie B, dopo aver vinto in semifinale contro la Samp di Mancini e Vialli, seppe ripetersi nella finalissima con i rossoneri. 1-1 nei 90 minuti, con gol rosso-blu di Gigi Marulla. Poi il trionfo sotto la Nord ai calci di rigore, con Loriano Cipriani capace di battere Giovanni Galli nel penalty decisivo. Fu la prima grande gioia di Aldo Spinelli, osannato a fine gara dalla gradinata, insieme a Capitan Testoni e a tutti i giocatori rossoblù.